Teardrops, heartbreaking, and your life stops. There will be times of deep sorrow, but in the end, there is love. Love, it is there, it is yours, it is power. Love, when it hurts, when it heals, when it showers. Love, when you can, when you doubt, in that hour. Love will never leave you. Love, when you fear, when you're lost and you're broken. Love, when you cry, when you weep, feel alone, just love. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Qui a fianco a me c'è Francesco. Ciao ragazzi. Siamo tornati con la carriera allenatore con il Foggia Calcio. Intanto qui vediamo a destra le notizie che se noi battiamo la squadra Livorno saremmo in Serie A. Non capisco come. Perché se noi andiamo a 3, sì. Perché andando a 3 sono 5, sono 8 punti. La promozione Foggia sarebbe promossa in Serie A battendo la squadra Livorno. Quindi penso di sì. Allora, il primo posto, scordiamocelo, perché oramai il Benevento, basta che fa un punto e ce ne siamo andati. Vabbè, non è il nostro obiettivo. Appunto, già per noi era salvarci, per noi, però per la dirigenza era quello di andare direttamente in Serie A. Penso che per adesso lo stiamo rispettando, però se noi riusciamo a vincere contro Livorno, dato che è una partita in più il Pescara, andiamo a 63. E sono 8 punti di distacco. Poi ne mancherebbero 2. Mancherebbero 2, pure che perdiamo tutti e due, sarebbero 6 sì, punti, ci andiamo 2 punti sopra di due. Quindi ragazzi, matematicamente ci abbiamo la possibilità di andare in Serie A in casa nostra. Quindi io già da adesso vi chiedo di lasciare un like per questa, speriamo, giornata meravigliosa per il Foggia. Intanto questa è la formazione con Dragoschi, Ranieri, Camporese, Tonucci e Zambelli, Deli, Busellato, Chiaretti, Craglo, Iemmello e Galano. Ragazzi, speriamo bene, anche perché poi dopo abbiamo lo scontro diretto contro il Pescara e dovremmo andare a Pescara, quindi è molto difficile. Per Foggia Livorno, partita che vale una stagione intera, partita che vale il ritorno in Serie A del Foggia se riusciamo a conquistare i punti, 3 punti, ma una partita che si prospetta difficile perché Livorno qui è venuto a fare la partita e noi dobbiamo cercarlo subito di chiuderla. Attenzione qua, Maiorino. No, mai con... Gelato il Pino Zaccaria perché è arrivato il gol di Maicon. 1-0 Livorno. Si è letteralmente ammutolito lo stadio. Attenzione Chiaretti. Deli per Riammello. Bomber Riammello! Ci pensa subito lui a pareggiare i conti e prende subito la palla, perché il Foggia deve assolutamente prendere i 3 punti. Finisce così il primo tempo, 1-1, partita tosta, è una partita difficilissima. Intanto il Benevento perde pure contro la Cremonese, Lecce che perde col Brescia. Vabbè ragazzi, noi allora, il problema nostro sono anche la stamina dei giocatori. Guardate, c'è la resistenza, è una merda. Abbiamo fatto 45 minuti e sono già morti.
fallato. Dai che può essere l'ultimo attacco. Invece no. Finisce così. È festa da rimandare per il Foggia, che ha pareggiato 1-1. Ma si sapeva che la partita era durissima. 6-2, 5-1. Ma partita combattuta. Il Benevento ha perso. Purtroppo stiamo perdendo dei vitrini. È da un bel po' che non riusciamo a trovare la vittoria. Vabbè. Adesso abbiamo lo scontro diretto contro il Pescara. Dobbiamo cercare di vincere assolutamente. Intanto il Benevento ha vinto il titolo della Serie B, giusto come è giusto che sia. E adesso andiamo in casa dei pescaresi per vedere se riusciamo a vincere questa partita. Tutto pronto per Foggia Pescara. Tutte e due le squadre ambiscono per i tre punti. Il Pescara per continuare a sognare nella Serie A diretta, il Foggia per confermare la Serie A. Attenzione qui, Iammello dentro per Galano. Vai Cristian Galano. Galano, ancora lui, Galano. Il tiro di Galano! Alla prima occasione vera e nitida per il Foggia. Passa in vantaggio con Cristian Galano. Anche se il Foggia sta giocando un'ottima partita, si è presentato più volte al tiro, ma il portiere ha fatto dei veri miracoli. Però l'importante è che adesso abbiamo segnato e dobbiamo tenere il risultato, perché molte volte andiamo in vantaggio ma poi ci addormentiamo e succede quello che succede. Finisce così il primo tempo, 1-0 per il Foggia. Ottimo Foggia davvero, che sta giocando un'ottima partita. Vediamo un po' i dati. Mamdeli già è morto, non avevo problemi. 3-2, partita combattuta, siamo riusciti meno male a segnare. Zambelli, c'è Emanuele Cicciarelli che è freschissimo. Vai Manu, Cicciarelli, è velocissimo. Emanuele Cicciarelli, Cicciarelli, ancora lui. Appoggia dietro per Iammello che chiude la partita 2-0. Non chiude, anzi me la sono tirata, non chiude. Però raddoppia il Foggia grazie a Pietro di... a Pietro Iammello. Non ci capisco più niente. Non ci capisco più niente, perché questo gol vale a dire al 99% seria per il Foggia, per il merito del gol di Cicciarelli, freschissimo, è entrato velocissimo, appoggia questa palla dietro per Riemmello, che speriamo abbia chiuso la partita. E se chiude questa partita e finisce, il Foggia va in Serie A, le altre le simuliamo. Prova a metterla in mezzo, è larghissima per Rizzo. Mancano solo 3 minuti di recupero, Peppe. Qui per il Foggia, modalità leggenda. La modalità leggenda, se avete iniziare a con il Foggia. Non ci voglio credere, Peppe. Dai che è finita, signore. E finisce così. Il Foggia è in Serie A, in casa dei pesci vendoli. Abbracciamoci tutti, perché oggi siamo tutti più foggiani. Ed è Serie A, il primo anno a modalità leggenda, il Foggia va in Serie A. Francesco è un coglione, ragazzi, non ha fatto vedere le esultanze, ragazzi, cioè non è normale, vabbè, da, non ce l'ha fatte, na, beata minchia, perché comunque c'è tutto più bello, cioè andare a vincere a Pescara e a prendere la Serie A, proprio battezzarli, è stata una cosa bellissima. Adesso, ragazzi, vogliamo da voi che nei commenti ci scrivete chi prendere, comunque sia portiere e CDC. Noi ce li abbiamo. No. Vogliamo sapere appunto chi prendere, perché la Serie A si sa è molto difficile. Intanto noi nel frattempo andiamo a simulare tutte queste partite in casa della Salernitana, cioè in casa nostra con la Salernitana. Speriamo pure di vincere, sarebbe bellissimo.
1-1, non male. Non ho fatto niente. Galano ha segnato. Quando è partita manca un'altra una, se non mi sbaglio. Finita. È finita. È finita. Vediamo un po'. Sì, è finita, ragazzi. Allora, andiamo in ufficio, Peppe. È finita. Ottimo. Premio torneo. Mam, solo. Ah. 1.980.000. Che bello, Il raggiungimento di uno degli obiettivi previsto dall'obiettivo era famoso di ottenere una... ok, come se abbiamo fatto quasi tutti, ah no, abbiamo fatto questo esaurito, ok, ingaggia 4 giocatori, non l'abbiamo fatto, vabbè, solo uno non abbiamo portato a termine, però non ci interessa più di tanto. Adesso andiamo alla prossima stagione. Iammello vince la classifica dei marcatori, vediamo un po'. Allora, Stefano Rinaldi, attaccante, ingaggiamo il giocatore. Ok ragazzi, il video può terminare qua, mi raccomando, lasciate un like, commentate e condividete, e bella a tutti.